Tomelleri è stato il primo presidente della regione, colui che l'ha fondata. È arrivato a questo compito ben preparato, perché era una persona importante a Verona, partecipe della fondazione dell'università, presidente della provincia, dell'autostrada Autobrennero. Un uomo molto concreto, molto operativo, che rese fruttuosi quegli anni e ce li fece vivere con entusiasmo. Perché hai sentito il bisogno di donare al Consiglio ben 150 discorsi? Tomelleri era un uomo serio che, mi viene da dire, dava del lei alle parole, le ponderava, spiegando i problemi della regione in Consiglio regionale o anche in discorsi pubblici, voleva essere preciso e dire parole ben pensate. E io, che le ho conservate, che ho avuto presentimento di tenerle prima che sparissero, ritengo che sia bene poterle rivedere e riconsiderare. È sicuramente un momento molto importante, perché riguarda la prima vera donazione di un fondo di un rappresentante politico istituzionale che è stato protagonista dei 50 anni. Soprattutto, come ho detto nella mia relazione, questo vuol dire dare una memoria per l'eternità, affidare questi personaggi alle future generazioni affinché non vengano dimenticate, affinché vivano, affinché rimangano presenti, perché sono personaggi che hanno costruito questo ente, hanno costruito la regione e che meritano di vivere e non di essere dimenticati. Al fondo Tomelleri ne seguiranno altri? Ma speriamo di sì, perché io mi avvalerò molto dell'associazione ex consiglieri, i quali chiaramente è un'associazione di persone ancora, diciamo, presenti ma che hanno, diciamo, anche loro fatto la storia, e si spera che anche loro potranno, diciamo, consegnare le loro carte al Consiglio regionale affinché vengano, come ho detto, custodite gelosamente e non vengano perdute.